Pronti anche oggi con una nuova ricetta vegana curata dalla nostra chef Letizia Monaco. Ciao, ciao a tutti. Oggi siamo nel vegano, nell'estivo, nel leggero. Oggi siamo nel vegano e molto nell'estivo, sì. Che cosa ci prepari? Facciamo un'insalata di melanzane e peperoni arrosto. Perfetto. Arricchita con un pochino di spezie, un po' di frutta secca. Beh, melanzane e peperoni sono proprio prodotti tipici dell'estate. Poi noi però andremo ad aggiungere qualcosa di diverso. Abbiamo del melograno, delle noci, limone, prezzemolo, un pochino di cannella, aglio. Ah dai, anche la cannella. Quindi faremo proprio un'insalata. Faremo proprio un'insalata, ah, sì. Bene, quindi adatta anche da portare, da mangiare fuori casa, sì, da trasportare. Sì, facciamo magari anche come contorno, comunque per esempio con del pane tostato, anche okay, da mangiare da sola. Ok, bene, allora. Allora, fondamentalmente diciamo che il più del lavoro l'abbiamo già fatto perché stiamo okay, utilizzando delle melanzane cotte al forno, sì, quindi le abbiamo messe intere al forno e niente, le lasciamo al forno cuocere per 40 minuti buoni, diciamo, okay, insieme al peperone e niente, questo è il risultato. Diciamo che possiamo cuocerle sia sulla brace, okay, sia anche sulla fiamma diretta del fornello, diciamo. Okay. Sporchiamo mezzo mondo, però si può fare. Allora meglio il forno. Meglio il forno, solo che cuocendolo direttamente sulla fiamma o sulla brace ha un sapore molto più affumicato. Ok. Così è un pochino... Il tipico sapore anche del peperone arrosto che si fa d'estate, no? Esattamente. Perché poi l'estate, io abito nel centro storico di Loreto Prutino, e ogni tanto si sente proprio questo profumo di peperone arrosto, perché queste signore, no, accendono... Arrostiscono, sì, come se non ci fosse un domani. Come se non ci fosse un domani, esatto. Però è proprio il profumo dell'estate, l'odore dell'estate, si sente proprio per i vicoletti questo aroma di peperone arrosto, insomma, ci fa rendere conto che siamo in estate. Sì. Così come l'odore dei caminetti ci fa pensare all'inverno. Quando lo inizio a sentire dico, cavoli, sta tornando l'inverno. Ma adesso finalmente estate. Allora, facciamo che così. Che si fa? Allora, prendiamo le nostre melanzane. Guarda, sì, quando le cuociamo così è importante fare una cosa, che dopo le mettiamo a scolare. Ok. Perché deve uscire l'acqua. L'acqua, ok. E qui facciamo questa cosa. Allora, questa è già spellata. Adesso spelliamo anche quest'altra, così facciamo vedere che è anche molto facile in realtà pulirle. Cioè, la pelle viene via molto facilmente, ah, okay, vedi? Quindi chiaramente facciamole raffreddare perché altrimenti... Ci ustioniamo. Però, insomma... Beh, un po' come le patate, quando si cuociono con la buccia poi la pelle viene via facilmente. Stessa sì, cosa sì, anche per le melanzane. Operazione facile. Operazione facile, sì. Come vedi rilasciano parecchia acqua, sì, quindi questa va bene, lasciamo stare e ci tagliamo questa. Allora, questa possiamo decidere se farla a dadini. Okay. O volendo anche se proprio anche frullarla magari. Ah, ok. Oppure tagliarla proprio a coltello. Noi ce la tagliamo a filetti, diciamo, perché ci piace di più. E ce la mettiamo a scolare. Teoricamente la dovremmo lasciare scolare per un bel po', insomma. Magari almeno una mezz'oretta. Però tu considera che io queste le ho cotte qualche ora fa, quindi già un pochino hanno spurgato. Come vengono belle così fatte sì, in anche perché rimangono molto carnose e sì, non infatti, hanno non si seccano, seccano esatto come la cottura o anche quando spesso anche fritte tendono a diventare un po' secche le melanzane. Sì, oddio, poi la melanzana fritta è buonissima, però è anche vero che assorbe tanto di quell'olio sì, che è poco insomma, salutare decisamente. Allora facciamo la stessa cosa con il peperone, che invece ci andiamo a tagliare. Infatti non scola niente perché comunque, che infatti vedi quanta acqua c'era nel piatto. Sì. Il profumo dei peperoni così è il profumo dell'estate, sì, insieme a quello del basilico, secondo me, sono questi proprio i profumi tipici dell'estate. Il basilico poi è il principe sì, dell'estate. È vero. Infatti io non mi rifiuto di utilizzarlo in inverno perché poi alla fine, volendo, si trova al supermercato, no? Ma non è la stessa cosa. Sì. Io invece ogni anno, a inizio stagione, compro una piantina, la metto sul davanzale e mi tiene compagnia fino insomma, alla fine dell'estate. Per poi morire purtroppo quando arriva il primo freddo. Allora, mettiamo le nostre melanzane. Peperoni. Sai, mi incuriosisce questo abbinamento con la cannella. Poi lo proviamo, vediamo com'è.
Allora, andiamo a rompere le nostre noci. Noci, altro prodotto versatile, praticamente disponibili tutto l'anno, perché insomma a me personalmente piacciono più quando sono molto secche, molto essiccate, che non fresche. Quelle fresche. A me non piacciono quelle fresche. Ma infatti si mangiano secondo me per sfizio che non sì. per perché poi effettivamente. Esatto, cioè, perché sono più buone così, sì. assolutamente. Decisamente sì. Poi quelle fresche vanno spellate. Sì, sì, è vero, è una croce. Ma poi non hanno lo stesso sapore. Chiaramente. Hai mangiato mai le arachidi non tostate? No. Ecco, la stessa cosa. Dai, davvero. Cioè ti dà quel senso di insoddisfazione. Ok, ho capito. Quel senso che tu dici, ho immesso calorie inutilmente. Sì, esattamente. Senza soddisfare il palato. Perché le ho comprate. Come pistacchi non salati, la stessa sì, cosa. Sì, che tristezza. Sai, invece una cosa che a me piace tantissimo, che secondo me rende anche in quella veste, sono le anacardi. I anacardi sono buoni sì, anche semplici, sì, al naturale. Sì. Anche però senza comunque tostati. Sì, sì, tostati, assolutamente. Ma anche le nocciole che sono buone al naturale, se sono leggermente tostate c'è una differenza incredibile. Ma proprio incredibile, perché tirano fuori gli oli secondo me. Sì, ma anche perché poi siamo abituati alla croccantezza, cioè anche un fatto mentale secondo me. Sì, sì, infatti. Questo è prezzemolo, giusto? Questo è prezzemolo. Allora. Abbiamo fatto un trito di... noci e prezzemolo. Noci e prezzemolo. Allora, uniamo la cannella. Noci, prezzemolo e cannella. Un pochino. Sembra il titolo di un film. Noci, prezzemolo e cannella. Un pochino di aglio, poco, cioè dipende dai gusti. Beh, l'aglio con le melanzane. Ma quanto ci sta bene l'aglio con le melanzane? Ci sta da Dio proprio. Beh, a me l'aglio piace con tutto. Andiamo a salare perché le verdure le abbiamo cotte senza nulla, per cui un po' di sale ci vuole. Sta. Sì. Olio. Una bella oliata, che non guasta. Mescoliamo per bene. E quindi questo piatto perfetto come contorno. Perfetto come contorno, da usare come antipasto, come accompagnamento anche per altre cose. Su una bella bruschettona. Esattamente. Qui avremo la nota croccante delle noci, l'aroma estivo delle melanzane e dei peperoni. Allora, mettiamo anche un po' di succo di limone. Per dare un po' d'acidità. Ma sono curiosa, io guarda veramente dell'abbinamento con la cannella, sì. Allora. Andiamo a impiattare. Io lo sento l'odore della cannella da qui. Senti? Sì, un pochino. Sì, è vero, arriva. E qui praticamente andiamo a mischiare il nostro trito di noci, prezzemolo e cannella con l'aglio a mano. Ah, quindi aglio fresco. Ah, il melograno. Bella. Devo dire anche un piatto pieno di salute, perché insomma tutto vegetale, poco condimento e anche tanto gusto. Sì, poi questo è un altro piatto che possiamo fare e tenere in frigorifero anche per un po' di tempo. Eh sì. E mangiarlo insomma quando ci fa caldo. All'occorrenza. Lo possiamo preparare con molta calma, sì sì. Perfetto Letizia, bene. Grazie. Grazie a te. Grazie per essere stati insieme a noi, l'appuntamento con il quotidiano, ci vediamo domani. Buon proseguimento su Rete 8. Ciao. Parlerò di dimagrimento perché è un periodo che tanti mi chiedono come fare per ottenerlo. Prima di tutto dobbiamo ridurre l'introito calorico, dobbiamo distribuire bene nell'arco della giornata quello che mangiamo, sempre adattato a stile di vita, ai turni che facciamo. In più, cominciamo la colazione prima possibile, facciamo l'attività fisica nel momento giusto della giornata. Sarebbe ottimale fare attività fisica prima del pasto principale, in modo che riusciamo a recuperare perdite di glicogeno e proteiche che abbiamo fatto durante l'allenamento.